Sandro Cosi, parlamentare del PD, vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Giovedì e venerdì l'importante appuntamento con il Consiglio europeo, il Premier Letta è venuto in aula ad illustrare quelli che saranno i punti principali, a partire dall'immigrazione. Si chiede all'Europa un cambio di rotta, nonostante i governi nazionali abbiano sempre voluto, sul tema appunto delle politiche delle immigrazioni, le mani libere. Cosa è cambiato nel frattempo? Beh, innanzitutto è cambiato l'agenda stessa del Consiglio europeo, perché è su iniziativa dell'Italia che come primo punto all'ordine del giorno si parlerà di immigrazione, e noi vogliamo che se ne parli, il governo italiano vuole che se ne parli non solo per rispondere alla grave emergenza umanitaria sulla quale già abbiamo preso iniziative importanti come l'operazione Mare Nostrum, ma anche per avanzare veramente su una politica comune delle frontiere esterne. Il Frontex così com'è non è sufficiente, dobbiamo andare verso una polizia europea delle frontiere esterne, dobbiamo rispondere con politiche molto più efficaci al problema del traffico di esseri umani, dobbiamo arrivare a una vera politica comune europea dell'immigrazione, dobbiamo anche fare passi avanti a livello europeo, a livello italiano in materia di diritto d'asilo. Tutti questi sono i punti su cui il Presidente Letta riceve un fortissimo sostegno dal Parlamento e sui quali si batterà a questo Consiglio europeo in vista anche del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea del 2014. Naturalmente, oltre all'immigrazione in primo piano ci saranno i temi economici, con la crisi che ancora è molto forte e si sente, il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile. L'Italia cosa chiede all'Europa e soprattutto che politiche presenterà all'Europa? Ma anche su questo io credo che il contributo dell'Italia sinora sia stato molto positivo, perché il tema della lotta alla disoccupazione giovanile è stato posto e imposto grazie all'azione del governo italiano, del Presidente Letta, sin dal Consiglio europeo di giugno. E anche su questo, in materia di unione economica e monetaria, finalmente la dimensione sociale trova una nuova centralità. Noi dobbiamo andare verso un vero equilibrio tra politiche economiche e politiche sociali, perché altrimenti il livello di accettabilità sociale di questa Europa, troppo sbilanciata sul rigore, è da tempo superato. L'anno prossimo si voterà per le elezioni europee e c'è questo vento populista che spira su tutta Europa. Come si fa ad arginarlo? Si fa dando delle risposte concrete a partire da questo Consiglio europeo. L'Europa deve dare risposte concrete sul tema dell'immigrazione, deve dare risposte concrete sul tema dello sviluppo economico e sociale, deve accelerare la realizzazione ad esempio del mercato unico digitale o delle telecomunicazioni, dal quale può esserci un potenziale di crescita enorme, insomma dando delle risposte concrete, andando verso un'Europa molto più sovranazionale, perché l'Europa dei governi, delle miopie, degli egoismi nazionali sta drammaticamente fallendo. Cambiamo rotta.